Edil Project SRL, impresa edile, ristrutturazioni e costruzioni. Edil Project Bologna, @gmail.com. Telefono diretto 344 26 50 505. Edil Project SRL. Un cordiale saluto da Vanni Bertacchini. Comincia la prima tornata dell'incontro tra Boccioffi e Castelfranco e Big Star. Primo biliardo, Boccia Pietro Stagno affronterà Lorenzo Cardinali. A vuoto mi direi la prima bocciata di Pietro. Andiamo sul biliardo numero 2, dove Collaro e Andalò giocano contro Montorsi e Caselli. Boccia Andalò prende il rimpallo, nulla di fatto. Sul biliardo numero 3, Giacomo Stagno gioca contro Venturelli, Alberto Venturelli. Boccia Giacomo Stagno. Due punti per Giacomo Stagno. Chiamo Venturelli, adesso va tagliata, tocca la sponda laterale. Si mette sotto a pallino. Ora Giacomo Stagno di braccio salta Castello, mi sembra corta, però alla fine spazio era tanto, riesce lo stesso a fare il punto. Vediamo che Venturelli si avvicina al pallino. Venturelli riflette, a due bigli in mano, mi sembra di capire che il punto è suo. Sposta la biglia bianca, il punto è suo a questo punto, cerca adesso il realizzo. Di calcio. Non di fatto due soltanto i punti, va alla bocciata Venturelli. Poi andremo a seguire le altre partite, però stiamo più tempo su un biliardo. Alternandoli tutti, vediamo che Venturelli è pronto per la bocciata, poi è pronto anche Caselli. Intanto vediamoci quella di Venturelli. A vuoto, ne beve due per l'avversario. Andiamo da Caselli. A vuoto,
Ora andiamo a seguire l'altra partita da singolo che vede impegnato Pietro Stagno e Lorenzo Cardinali. Ripeto, siamo in diretta dal centro civico di Bologna, trofeo del Project Interregionale a Squadre. E come si dice, Bocciofili Castelfranco, Big Star, questo è l'incontro di questa sera. Cardinali ha giocato l'ultimo, adesso vediamo Pietro Stagno come sfrutta l'opportunità in attesa che Pietro decida il da farsi. Andiamo a vedere Giacomo Stagno che siamo sul due pari, spinge il pallino verso la sponda alta. Ora Venturelli mette una buona biglia. Andiamo a vedere Pietro che è quasi pronto per un realizzo. Microfono un po' troppo alto, mi sembra. Sì, ecco, sistemato un po'. Nulla di fatto come punti, siamo 17 a 0 per Cardinali. Adesso vediamo Pietro Stagno cosa decide di fare. L'avversario concede 4 punti, 2 biglie e andrà alla bocciata, quindi no, una biglia soltanto. Pensavo fosse bianco anche già da prima, però non è così. A 2 per Cardinali, boccia Pietro Stagno. Ne fa 4 e si porta a 6. Ora Giacomo Stagni è pronto per la bocciata. Siamo 4 a 2 per lui. Altre due e si porta a 6. Ora andiamo sul centrale dove finora non ci siamo soffermati più di tanto. Vediamo che Montorsi dalla brocca centrale alta taglia poco, però riesce lo stesso a fare il punto toccando la media d'avversario, si avvicina al pallino. Vediamo, ora collaro, d'effetto, prende un bel punto, non facile, adesso gioca l'ultima biglia a disposizione Caselli. Vediamo che tocca la sponda laterale, però il punto non lo fa. Adesso Colorone ha un'altra, vedremo che decisione va a prendere. Intanto vi ricordo sempre, in caso di necessità, cioè ci fosse qualche problema nella ricezione, se lo scrivete sui messaggi, provo a intervenire per quanto mi è possibile, insomma. E ultimamente, tra l'altro, insomma, la cosa non mi riesce neanche male male. E
mi sembra comunque, da quello che vedo io, del ritorno che ho io, che tutto sia abbastanza buono. Sia su YouTube che su Facebook mi sembra tutto normale. Torniamo alla partita, da dove Caselli sul 10-2 per loro, Caselli Montorsi va alla bocciata. Pensavo fosse bloccato, invece no, Akita pallino, prende il rimpallo, ne fa, oddio, 2, poi prende il granassino di là, ne fa 8, insomma, a volte succede. Ora siamo sull'1, dove Cardinali gioca la seconda di mano, qui il punteggio è 15-19 per Cardinali, però Cardinali osserva il da farsi. Bene, grazie agli aficionados Fabio e Alessandro che mi danno ok su YouTube, su Facebook e ok mi sembra anche su YouTube. Bene, meglio così. Sul 3, Giacomo staglia la bocciata, sul 10-2 per lui. Fa 10. Sul 3, Giacomo staglia la bocciata, sul 10-2 per lui. Fa 10 in diretta sulla partita e vediamo Venturelli dalla brocca centrale, alto, un po' più spostato, sponda laterale, sponda bassa, a risalire, la forza sembra quella giusta, la direzione anche, perché poi non si infila per i birilli. Buona la giocata di Venturelli. Ora vediamo Giacomo Stagno. Prende, tocca la rossa, ma non fa il punto, quindi adesso deve giocare la terza di mano. Andiamo sull'1, dove 3 le ha già giocate Cardinali e adesso la terza di Pietro Stagno arriva ora. Vediamo adesso Cardinali che gioca l'ultima. Bocciofila di Castelfranco, che ha vinto il campionato regionale a squadre di Serie A. Andiamo sul 2, vediamo se c'è più dinamicità. No, sul 3 sì, però. Sbaglia anche la terza biglia Giacomo. 20-2 per lui, però. 20-2 per l'avversario. Quindi lui ne ha 20, l'avversario 2. Sono riuscito a fare una serie di... Ora, sull'1 la situazione vede Pietro che ha il pallino circondato da biglie rosse, quantomeno da 2, una situazione non semplice, perché se il pallino si alza da sponda e scivola verso sinistra dall'inquadratura, sbaglia il tiro. Cardinali, una biglia, 21-15 e va alla bocciata Lorenzo Cardinali. A vuoto Cardinali, punteggio non cambia, 21-15 per lui. Vediamo qui invece Alberto Venturelli, la situazione vede, probabilmente sì, la biglia è andata in buca di Venturelli, perché il punteggio deve essere 22-2 per Stagno, però Venturelli ha altre 2 biglie da giocare, una è questa, tenta di fare un realizzo con il pallino, però questa è deboluccia come forza.
e anche come direzione non avrebbe procurato sicuramente punti. Ne fa 6, si porta 8 e va alla bocciata Venturelli. Vi ricordo che l'incontro dall'altra parte del palazzetto, Kipserlo 2 e Rossini 2. Detto prima del Rossini, anche Castelfranco è qualificato per la finale del campionato provinciale squadre master di Modena, che si svolgerà venerdì. Affronteranno il circolo olimpico, ci vorranno l'olimpico, non circolo olimpico, e la finale sarà in diretta sul Risbigliardo Nazionale su YouTube, come quella di domani sera di Rimini Pesaro e come quella di sabato sera di Bologna. Quindi una settimana di full immersion nel mondo delle boccette. Ora c'è Caselli pronto sul biliardo numero 2, il punteggio è 20 a 2, poi adesso ne ho fatti due, vediamo se nel risalire, non fortunato, l'ha sfiorato nell'andare giù, sfiorata, passata in mezzo nel salire, 22 a 2, anche qui vantaggio importante per la coppia di Castelfranco. Andiamo sul 3 dove Pietro esegue il tiro, Cardinali ne ha già giocate 3, questa è la terza di Pietro Stagno, non mi sembra male, tolgo il non mi sembra, non è assolutamente male. Adesso Cardinali non ha un compito semplice. Sul biliardo numero 3, l'unico dove c'è movimento, seconda biglia di Giacomo Stagno, appunto 22-8, Venturelli. Venturelli non la gioca male, anzi, se parcheggia proprio vicino a pallino e a sponda, ora viene a vedere Giacomo, andiamo a vedere, invece Andalò probabilmente tenterà uno sfaccio, se le leggo bene dal movimento, conoscendo il ragazzo, lo sfaccio lo fa, non fa punti, però fa il punto. Pietro è pronto per effettuare il tiro. Allora le biglie rosse sono tutte sul tavolo, il punto è bianco. 21-17, va alla bocciata Pietro Stagno. Bocciano prima di fianco a lui, quindi ci sono obiettivamente delle pause. Pietro gli abbinamenti devo rettificare, ho detto una stupidaggine prima, chi vince qui gioca con chi vince tra Magic e Caffè del Sole, mentre chi vince tra Charlot e Rossini 2 gioca contro il Budrio, che ha vinto ieri sera contro l'Olimpico. Allora Stagno va a segno con 10 punti, Cardinale spinge in alto il pallino ma la sua rimane pericolosamente, come si suol dire, in piazza. Venturelli sul 3, è andato la bocciata, non mi sembra che porti a casa molto, anzi nulla proprio. Facciamo una panoramica, qui siamo sulla partita delle coppie, siamo 22-2, nella prima tornata ci sono due incontri a singolo e uno a coppie. Qui siamo 22-2 e mentre invece sul biliardo 1 siamo 27-21 prima di questo tiro, adesso il tiro brutta 11 punti a Cardinali, noi proviamo a rivederlo
sul biliardo 1 siamo, vedete, 27 parte finale prima di questo tiro, adesso porta 32, brutta 11, 27 a cardinali e trustaglio. Pietro si mette a punto. Anche cardinali prende il punto. Sul 2 va la bucciata. Riccardo Andalò, 22-8 per la coppia di Castelfranco. Vediamo Riccardo in azione. Rimpallo e due punti per gli avversari. Cardinale sull'1, mette il pallino e l'anno ne fa 2, si porta 33-31, ne ha Pietro Stagno. Pietro dalla brocca centrale si mette sotto al pallino, andiamo sul 2 dove vediamo che Montusi tocca la bianca e si avvicina al pallino, anche se non in modo importante, diciamo così. Sul 3 boccia Venturelli che ha mantenuto il punto, si è portato a 12 e a 22 Giacomo Stagno. Siamo Venturelli. Niente di fatto. Sul 2 vediamo un po'. Caselli. Vantaggio di biglia per la coppia di Castelfranco, 24-8 per Caselli e Montorsi nei confronti di Collaro e Andalò. Ora Collaro gioca l'ultima. Un tiro d'effetto. Che non è assolutamente male. Ora Caselli c'ha il gioco a favore, se va sul pallino lo colpisce anche pieno, ne fa 4 e così è 28-8.
Caselli l'ha bocciato. Quindi ora 36 a 8, vediamo che andrò a cercare una rimessa di un risorsa, non nulla di fatto. Abbiamo ora cardinali 33 a 31, va alla bocciata. A vuoto cardinali. Sul 2, Montorsi tenta il calcio del pallino ma lo prende per un orecchio e lo lascia nel quadrante superiore, quindi gioca la terza di mano adesso. Torelli ha fatto un bel giro a 1, 2, 3, 4, 5 sponde e fa il punto. Adesso comunque non è un punto impossibile per Giacomo Stagno, che un paio di mani che non opera i massimi, via, diciamo così. Direi 4, 2 biglie, vediamo, esatto, una volta tanto ci prendo. Ora la bocciata Giacomo Stagno, 26 a 12 per lui. In mezzo due volte, non è fortunato qui a Palazzo. Vediamo che poi alla fine 8 gli riescono lo stesso, vediamo. O qui a Palazzo vediamo che finale. Poi alla fine poi non si fermano, gli mezzo riescono lo stesso, porta 34-12 l'avversario. Sul 2 Collaro, che ha tre biglie contro una, va all'attacco per portare su pallino, passa in uno spazio quasi impossibile, ma così è. Se proprio sei dimagrito, non ci passa qui. Di nuovo Collaro, in effetti il passaggio è molto molto stretto. Fa 10, si portano 18, 36 ne hanno gli avversari, adesso boccia Riccardo Andalò. Perché forse si fosse messo in ascolto e in visione questi ultimi istanti, siamo al Centro Civico di Bologna, quarto di finale trofeo interregionale squadre, Bocciofila Castelfranco, Big Star. Prima tornata, dall'altra parte giocano l'Equipe Charlotte 2 e Rossini 2. Riccardo però ne fa 2, il biliardo qui è un po' avaro, anzi è molto avaro. 18 e 2 fanno 20, ora andiamo sul 3 dove Venturelli ha una possibilità di accorciare le distanze, un tiro non semplice però potrebbe essere fruttifero, deve stare attento, non abbattere neanche un birillo lì, è quasi impossibile, ho detto quasi infatti. Rimango sul biliardo perché secondo me adesso ci potrebbe essere un tiro interessante, ma non facile.
da sotto, colpire quella rossa che c'è vicino al pallino, se ne potrebbero fare tanti, ma se ne potrebbero anche bere tanti, cioè regalare tanti all'avversario. Guardiamo questa giocata, poi ne facciamo una pausettina. È tentato e lo fa il tiro Giacomo Stagno. Tocca la sua e non riesce a fare il tiro da sotto. Adesso si è anche coperto con la biglia sua bianca sotto. Andiamo sull'1 dove Pietro Stagno e Cardinali sono sul 33 pari, boccia Pietro Stagno. Vediamo che ne fa. 10. Si porta a 43 a 33. Vediamo che ne fa. 10. Torniamo in diretta sulla partita e vediamo che Cardinali spinge il pallino in alto, ma la sua biglia rimane staccata da sponda e quindi potrebbe essere attaccabile. Non attacca Pietro, si accontenta di andare a punto. Ah, mette anche una discreta biglia, vediamo Cardinali. Ottimo il tiro anche di Cardinali. Ora Cardinali che ha il vantaggio di biglia, guarda per la terza, vediamo sul biliardo 2, Cardinali fa la giocata e che giocata. Qui vediamo però sul 2 il tiro di, prima c'è il tiro di Venturelli che prova a realizzare, era indietro come punteggio. Andalo sul 2, pronto per la bocciata, sul punteggio di 36 a 22 per gli avversari. Vediamo. Fa 2, 24 a 36. Ora occorre andare sul 3, vediamo. No, non dovrebbe esserci nulla, nulla. Sul 3 va alla bocciata Venturelli, 34-18. Uno di fatto per Venturelli. Andiamo a vedere sull'1 perché c'è una situazione punto rosso, quindi Giacomo Stagno 34-18 per lui. I due singoli sono avanti, i due dei fratelli del Big Star, la coppia è avanti, coppia della bocciofila di Castelfranco. Centro civico a Bologna, mi chiede Elia Fioresi, si trova in via Byron 6, quartiere Corticella, uscita 6 della tangenziale,
verso l'esterno e non verso il centro. Io mi spiace per chi mi sta chiedendo aggiornamenti del Rossini, perché non vedo i biliardi, sono dalla parte opposta in un angolo e non vedo i punteggi del 3 biliardi dove sta giocando Rossini e Rosserlò. Man mano che le partite finiscono, dalla direzione gara mi avvisano e vi darò il risultato, però l'aggiornamento dei punteggi non riesco a darvelo, proprio perché non vedo il segnapunti, sono oltre il sesto biliardo contro il muro, per non disturbare il pubblico e non disturbare i giocatori, e quindi io non posso accontentare Thomas Vicky. Ora Giacomo Stagno deve giocare l'ultima, vediamo come se la gioca. Il punteggio è 34 a 18 per lui. Diamo questo tiro, poi facciamo una carrellata sui biliardi per vedere. Sbaglia il tiro, andiamo a vedere sul 2, invece il punteggio è 36 a 24 per la coppia di Castelfranco, mentre invece sul biliardo numero 1 conduce 43 a 37 e Pietro Stagno Cardinali va all'attacco con uno sfaccio alla biglia bianca che porta due punti soltanto, 39 a 43, non fortunato in questo caso, anzi decisamente sfortunato, soltanto lo metto di testa, meritava un tiro del genere, miglior sorte, ma non sempre, ripeto, le cose vanno come si desidera. Allora, qualcuno qui dice che non funziona più, in realtà io vedo benissimo su Facebook, vado a controllare su YouTube, ma mi sa tanto che dovete sempre ricordare che potreste anche non avere voi il segnale. Io tengo monitorato tutto e sinceramente ora io riesco a vedere bene sia uno che l'altro, poi ora sta funzionando tutto, io vedo bene, quindi Cardinali, torniamo a concentrarci sulle partite, questa è la quarta biglia di Cardinali, ora Pietro non ha un compito facile, bene, grazie dell'informazione. Io dentro al segnale non ci sono, sono corso subito a controllare, mi sembra che qualche volta, per l'amore del cielo, può succedere, però insomma l'importante è che fondamentalmente tutto, se perdiamo qualche attimo avrete, e perdonerei, io faccio il possibile, il segnale non è eccezionale, però mi sembra adesso che tutto proceda per il meglio. Andiamo sul biliardo numero 2 dove stanno riflettendo, sul biliardo numero 3 pure, quindi facciamo una pausettina. Edil Project SRL, impresa edile, ristrutturazioni e costruzioni. Edil Project Bologna, @gmail.com, telefono diretto 344-2650-505. Edil Project SRL. Eccoci di nuovo qua, poi vi chiedo, non datemi queste notizie che mi fate prendere
sono anziano, può prendere un colpo se non si vede più niente. No, adesso parte gli scherzi, comunque l'importante è che tutto proceda per il meglio, dai. Boccia Caselli, 42-24 per la coppia di Castelfranco, Caselli Montorsi, bocciata a vuoto, nulla di fatto. Ora Venturelli sul biliardo numero 3, stiamo raccontando la prima tornata, vi sto raccontando la prima tornata, perché sono da solo, dell'incontro Pocciofili Castelfranco, Big Star, quarto di finale del trofeo Edil Project Interregionale Squadre. Sul biliardo numero 1, sul 47-39 va la bocciata Pietro Stagno, che ne fa 4, anche lui come suo avversario in precedenza, abbatte l'ometto di testa, scavalletta su quello di fianco, ma comunque sostanzialmente passa in mezzo come il suo avversario, 51-39. Anche sul 3, siamo in momento della bocciata, 36-28, boccia Giacomo Stagno. Ne fa 12, rivediamo. Ne fa 12, rivediamo. Tentato dal calcio Venturelli, 48-28. Allora, Pereria Fioresi, via Byron, sala Centofiori. Intanto Giacomo porta in alto, faccio anche da Cicerone intanto che commento, no, per l'amor di cielo. Ora sbaglia il tiro Giacomo. Adesso deve giocare l'ultima, poi Venturelli ne ha due, siamo 48-28 per lui. Noi andiamo sul biliardo numero 1 dove Cardinali gioca la terza biglia, si mette a punto, però tocca di fianco, lascia un po' di spazio, adesso vediamo Pietro, 51-39 per Pietro Stagno. Pietro porta giù la biglia. Cardinale sta guardando se fare un tiro di realizzo. Alla fine sceglie di prendere una biglia, due punti, 41-51, e va alla bocciata Cardinali. Sono messi così anche sul 3 dove la bocciata ci va Venturelli, ma subito dopo credo, spero, di vederle entrambe. Ora Cardinali sul 41-51 per Pietro Stagno, va alla bocciata. Questa è dritta. Sono tanti e sono 12, rivediamo. Questa è dritta e sono tanti e sono 12, rivediamo. 12 si porta a 53, scavalca il suo avversario.
Allora Pietro spinge pallino verso l'alto. Poi andiamo a vedere la partita di coppia. Dove una piglia, ne avevano due a disposizione, è già stata sprecata. L'altra ce l'ha in mano Riccardo Andalò. Non mi sembra molto deciso, convinto di quello che deve fare, quindi noi andiamo a vedere sul 3 dove c'è Venturelli che ne fa 3, si porta a 45, quindi ha accorciato notevolmente le distanze. Le partite, l'unica è quella coppia, vediamo se Andalò riesce a prendere il punto, dove c'è un vantaggio importante, quella coppia dove Montorsi e Caselli hanno 22 punti di vantaggio. Vediamo se qui riesce in qualche modo a fare. Questo è un gran bel tiro, lo possiamo tranquillamente rivedere. Importante quella coppia dove Montorsi e Caselli, le due sponde, la terza a risalire, punti di vantaggio. Vediamo se qui tiro riesce, precisione in perfetta, qualche modo a fare la direzione giusta. Questo è un gran bel tiro, la 4 si porta a 28 e va alla bocciata, cosa che sinora gli è mancata. Vediamo se in questo frangente ha bisogno di punti, sta indietro 18 punti dagli avversari. No, non è serata, si vede. Sul 3, Venturelli gioca la terza di mano, 53-45, 8 punti di vantaggio per Giacomo Stagno. Venturelli va di calcio, la prende in un orecchio, non fa il punto, è quel che è peggio, perlomeno mi sembra. Se, che direi che una ce l'ha anche in buca, quindi sì, perché i due punti li ha segnati Giacomo. Giacomo tenta un sottocalcio, non si accontenta dei 10, prova a vedere se riesce a fare qualcosa di più. Sta abbondantemente dalla parte dei bottoni, nel senso che ora di nuovo vediamo se questa ha miglior sorte, ma mi sa questa è un pelo scarsa, quindi potrebbe farne 3, diventano 13, insomma ci porta a 66 e va alla bocciata. 46 nell'avversario, mano pesante per Venturelli. Ora c'è anche Cardinali pronto, ma vediamo che il primo mi sembra essere Giacomo. 46-46, va alla bocciata, sembra ben direzionata, vediamo cosa produce, soltanto 2. Diamo il biliardo 1, dove sul 57-51 boccia Cardinali, ne fa altri 8-10, 8, questi li rivediamo, soltanto 2. Diamo il biliardo 1, dove sul 57-51 boccia Cardinali, ne fa altri 8-10, 8, questi li... Ora torniamo in diretta, siamo qui sul punteggio di 65-51. Vediamo che Pietro va di calcio per cercare di recuperare, ma va sotto troppo. Uno di fatto, la biglia scivola giù, ma Giacomo che è pronto anche lui col calcio, rischia perché la sua, per fortuna sua, la bianca che ha usato per il calcio stava andando pericolosamente verso il castello. Vediamo che ora secondo me è Venturelli, si mette a punto, però rimane staccato da sponda. Vediamo questa di Giacomo Stagno.
molto vicino a sponda. Venturelli 68 a 45, non 46 come detto erroneamente prima. Un po' lungo, punto lo fa, molto largo però. Andiamo sul pigliato numero 1. Pietro probabilmente tenta di la bocciata per fare qualche punto, è indietro di 14 punti, passa in mezzo. Non assistito dalla fortuna in questo caso, Pietro. Ora sul 3, Venturelli non ha un punto semplice da prendere e non lo prende, lascia in mano a Stagno il pallino a 70 per Stagno, 45 per Venturelli, quindi Stagno Giacomo può chiudere con 10, che non sono proprio pochi ma ci stanno. Non sono sicuramente questi 10, 0,70 a 45. Sul 2 prova a farne 4 caselli. A 28 per Montorsi e Caselli, tanto che si prepara per la bocciata. Andiamo a vedere il tiro di Pietro, che è la quarta biglia di mano, poi ne avrà una cardinale, sta tagliata poco, sta lontano, se non tocca la perrossa, no, il punto è molto largo ora. Cardinali, dovrebbe essere un'impresa fare sto punto. E infatti noi andiamo a vedere Caselli, che vediamo cosa produce. 2 49, anzi ne c'è 50, 49 a 2,51. Pronto anche Cardinali, che boccia a 67. Pallo, la sua gira pericolosamente, ma non succede nulla. Sul 2 vediamo Collaro. Nulla di fatto, sempre 51-28 per Caselli e Montorsi. Ora una pausa in attesa di chiudere poi questa prima tornata. Se tornate sulle partite, Venturelli 4 a 49 e la bocciata.
fa 4 e si porta a 53. Diamo sul 2. La situazione vede il vantaggio di Biglia per Andalò e Collaro, 51-28, ha giocato Montorsi. Sul biliardo numero 1, Cardinali ne fa 3 e lascia il punto l'avversario, 73 a 53. Metto di sotto anche stavolta, insomma adesso è un po' è in debito con è in credito con la fortuna. 6, questi potevano essere tranquillamente 12 e si sarebbe rimesso in partita comunque a 59, 73, 14 punti dell'avversario. Venturelli sul 3. Cerca di portare via pallino, ci riesce perché rischiava il colore. 70-53, Stagno ha la biglia di vantaggio. Vediamo che sul 2 Andalò cerca dei punti, tra sicuramente distacco al contrario, magari ha cercato disperatamente di vendere il punto. Il suo compagno l'ha presa un po' così. ...30-51... ora mai più, non proprio così però. Diciamo che stasera di passaggi in mezzo le maglie viola ne hanno fatte 4, 34-51. Sul 3 siamo nella partita più avanti, no, più avanti quella dell'1, 70-53. Adesso Venturelli deve giocare l'ultima, che non è neanche un punto facile. Se prende la giocata può fare punti e punto. Però vediamo che ci sta pensando da un po'. Nel frattempo Andalò sganciato. Questo è stato un gran tiro di si porta 45. Vediamo Venturelli, che torniamo in diretta con Venturelli che gioca l'ultima, bella anche questa, e quando ci sono più biliardi insomma si fa in modo. Pare che, intanto vediamo Giacomo Stagno che va d'effetto, poi andiamo a vedere perché sul biliardo numero 1 probabilmente Stagno prende il punto, sul biliardo numero 1 dicevo probabilmente sono 10 di colore, no, c'è da guardarci bene, ci sta guardando il signor Pedersoli, noi andiamo a vedere la bocciata di Stagno sul 72-53. Yeah.
vince Giacomo Stagno, rivediamo l'ultima bocciata, un altro 12. 1-0 per il Big Star, vedete. Vince Giacomo Stagno. Allora, sul 2 vediamo, 51-45, la partita è diventata interessante. Sul 3, i Cardinali credo ne abbia fatti 6, va la bocciata 79-59 per lui, vediamo se basta un birillo per chiudere e portarsi sull'1-1 con la bocciofila di Castelfranco. Già un punto ce l'ha il Big Star ottenuto da Giacomo Stagno. Vediamo che Cardinali sembra, vediamo se scivola verso, lo fa, vince Cardinali 1-1. Ora ci rimane la parità coppie 51-45, come detto, biglia in più rimasta in mano alla coppia Caselli Montorsi. Boccia Caselli 51-6, 57-45. Chiedi il punteggio dell'incontro di là, che me lo chiedono qua in diretta. Quello in fondo? Sì, le tre partite là in fondo. Collaro. Per la bocciofila di Castelfranco nella prima tornata. Io chiudo qui, ci sentiamo per la seconda. 2-1 bocciofila Castelfranco, hanno vinto Cardinali e la coppia Montorsi-Caselli. Per la Big Star ha vinto Giacomo Stagno.